RTL 102.5 News. Le 18 e 26 minuti qui su RTL 102.5 News, qui Costanza Scattoni, Isabella Palmisano e Susanna Scalzi, per che ci ha appena letto magistralmente le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Tra pochissimo avremo un ospite eccezionale, una ragazza meravigliosa con molteplici talenti, ma esatto. Prima di tutto ciò dobbiamo assolutamente aggiornarvi su quanto riguarda l'evento di oggi. Ovviamente dobbiamo ricordarvi che si sono conclusi i funerali del principe Filippo, il consorte della regina Elisabetta d'Inghilterra. Susanna, abbiamo detto tutto quello che dovevamo su tutto quello che è successo l'ospite oggi, giusto? Credo che ce l'abbiamo anche adesso già? Però vediamo se c'è. Perfetto, io vedo una bellissima ragazza, quindi io lascerei la parola a loro, a voi ragazzi. Assolutamente sì. Allora Daniela, io vorrei darti il benvenuto qui su RTL 102.5 News. Perdonaci per il ritardo, ma purtroppo, come dicevo, abbiamo dovuto assolutamente tenere ovviamente aggiornati i nostri ascoltatori per quanto riguarda, come dicevo, i funerali del principe Filippo. Per cui adesso Daniela, lei è Rose Antique, giusto? È il suo nome d'arte. Ciao a tutti, sì, Rose Antique, corretto. Mm-hmm. Mi sento super bassi di volume. Oh, peccato, adesso guarda, noi ti sentiamo bene comunque, non ti preoccupare, cercheremo di sostenere la voce, il nostro diaframma. Sì, ti sentiamo e ti vediamo molto bene. Esatto. Tra l'altro hai un look veramente molto molto particolare, a parte che ti sta benissimo, e poi cioè lei è perfetta così, magari io per diventare come lei ce ne metterei 3 ore e mezza. Ma adesso ti spiego perché lei in realtà è una performer, è una pin-up model, è una cantante e ha uno stile molto preciso, ovvero lo stile vintage, lo stile anni 20 del grande Gatsby, oppure a seconda delle necessità immagino anche lo stile vecchia Hollywood. Allora io innanzitutto vorrei chiederti di presentarti in un minuto più o meno e poi ovviamente riprendiamo tra pochissimo il discorso e l'approfondiamo. Perfetto, sì, mi hai già introdotto molto bene, il genere è proprio quello. Io sono Rose Antique, e sono cantante e DJ, il genere musicale si chiama Electro Swing, quindi una fusione di musica vintage del passato con la musica moderna, quindi lo swing, esatto, come hai detto tu, il jazz dell'old Hollywood glamour, fuso con la musica elettronica e house di attualissima, e quindi... sì, è nato, diciamo che io faccio questo io canto da sempre, però quando ho scoperto l'electro swing più o meno nel 2010 ho deciso di divulgarlo, volevo importarlo in Italia perché era più diffuso in Europa eccetera, e quindi ho iniziato a fare la DJ proprio per mettere i dischi e farlo ascoltare alla gente. Wow. E divulgarlo, e presentavo anche un programma radio, web radio, poi dopo anche FM. E allora capisci perfettamente il nostro mondo. Allora noi tra pochissimo torniamo ovviamente in diretta con te, intanto dobbiamo dare la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia e tra poco ritorniamo ovviamente con Rose Antique. Le 18 e 36 minuti qui su RTL 102.5 News, ringraziamo ancora Susanna Scalzi per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, qui Costanza Scattone ed Isabella Palmisano in diretta da Milano, e sul 737 di Sky potete ancora vedere con noi Rose Antique, ovvero Daniela. Adesso io vorrei chiederle di parlarci del suo lavoro, perché lei fa parte di quelle persone che lavorano nel mondo degli eventi, che è stato molto molto penalizzato in quest'ultimo anno dovuto alla pandemia, dovuto alle restrizioni della pandemia, per cui vorrei che lei ci spiegasse in cosa consistono i suoi show, i suoi spettacoli, che tra l'altro ha portato in tour in Europa e nel mondo. Allora, ciao Costanza, innanzitutto grazie per darmi la possibilità, per darci questo spazio agli artisti di esprimere la nostra, certo, i nostri sentimenti e la nostra condizione e vabbè, la nostra arte. E come va? Siamo fermi? Io sono ferma nel senso che... Non puoi esibirti. Non, le uniche cose che si possono fare sono, sai, gli streaming, queste cose che si stanno facendo un po' da un anno a questa parte. Ovviamente non prendo un aereo da un anno, credo. Non prendevo più aerei che taxi.
Siamo fermi, stiamo approfittando. Cosa si può fare? Stiamo producendo. Mm-hmm. Producendo My Studio, nuove canzoni, nuova musica, ed è quello che consiglio di fare un po' agli artisti. Ovviamente la situazione, cioè, bisogna sperare anche un pochino che venga emesso una specie come un protocollo, magari per poter riniziare in sicurezza poco a poco, ovviamente, non tutto alla certo, in un colpo solo. Questo è quello che stiamo un po' chiedendo da vari mesi, sia con il settore eventi, creativo, sia con il settore anche wedding. Io durante il lockdown, come ti dicevo, ho approfittato per fare nuovi progetti, produrre nuova musica, nuove canzoni, però ho anche registrato una cover che ha un testo molto, molto in sintonia con il momento che stiamo vivendo, e l'ho dedicato proprio al settore imprese, eventi e wedding planner, matrimoni, e alle spose in lockdown. Ho interpretato infatti nel videoclip io ero vestita sposa cantando da un balcone. Era l'unica cosa che si poteva fare in pandemia, tra l'altro, cantare dai balconi, una cosa che a molti è parsa... Ho voluto importante dare voce un po' così a tutto il settore. Si sono uniti i vari professionisti, sia italiani che stranieri, che sentivano la stessa, che volevano esprimere la stessa condizione, gridare aiuto dallo stesso balcone, tra virgolette. E sì, questa è la condizione in cui siamo, quindi chiediamo un po' che venga messo un protocollo per poter iniziare in sicurezza con tutte le limitazioni, precauzioni del caso, però insomma esistiamo anche noi. È vero che non siamo un bene di prima necessità, e questo viene spesso ripetuto, però pensiamo un po' a cosa sarebbe la vita senza l'intrattenimento, senza l'arte. È vero che la radio l'ascoltiamo tutti, è vero che gli abbonamenti ai vari intrattenimenti, film, serie, musica, ce li abbiamo tutti, insomma. Io credo che... Però le esperienze dal vivo sono decisamente un'altra cosa, quindi ovviamente quello che chiedete è assolutamente giusto. Noi ovviamente, come prima, ritorniamo tra pochissimo, dobbiamo dare la linea ai nostri colleghi di Autostrade per l'Italia, e tra poco di nuovo con Daniela Rosantic. Le 18:46 minuti in questo istante qui su RTL 102.5 News, sempre grazie a Susanna Scalzi per le ultime notizie, qui Costanza Scattone e Isabella Palmisano, e ancora per pochi minuti siamo in compagnia di Rosantic, ovvero Daniela, che appunto è una delle protagoniste, per quanto mi riguarda, del mondo degli eventi, soprattutto del mondo del wedding. E tra l'altro vogliamo fare questa piccola parentesi, lo vogliamo dire, Daniela? Sì, prima ho tralasciato un piccolo particolare, ho raccontato la mia realizzazione di cover, videoclip durante il lockdown dedicate al mondo wedding ed eventi, perché soprattutto io lo sentivo in prima persona e l'ho vissuto in prima persona, perché io stessa sono una sposa 2020 che non si è potuta sposare a causa del lockdown, e quindi siamo una sposa sul balcone nel vero senso della parola. Però ho voluto dar voce un po' a tutti, perché sapevo che non era solo una condizione mia, ma al contrario è stata seguita e condivisa da molte spose e da molti professionisti del settore, sia wedding che eventi, che hanno trovato la canzone e il video, insomma, un'iniziativa per esprimere qualcosa che avevamo in comune tutti in quella circostanza. Assolutamente sì. E tra l'altro volevo tornare invece su quello che è il tuo stile, perché tu mi hai ricordato che siamo negli anni 20 del 2000, e in questo periodo c'è un particolare ritorno a quello che è lo stile anni 20 del 1900, perché hai detto trovi molte anche coincidenze, vero? Siamo entrati nei nuovi anni 20. Io nel 2020, io l'ultimo, diciamo, concerto, l'ultima esibizione, performance ufficiale, normale che ho fatto è stata Capodanno del 2020. Non sei l'unica. L'altro, ok, è già passato un anno, ce ne rendiamo conto. E lì entravamo proprio nei nuovi anni 20. Il mio show, io ogni anno rinnovo un po' lo show con i contenuti, le canzoni, gli do un titolo. Il precedente era Back to the Future, Back with the Future, quindi torniamo indietro nel tempo con il futuro, perché appunto fu una fusione di musica moderna e vintage. E lo show di quest'anno era The New Twenties, perché di fatto siamo entrati nei nuovi anni 20, nel 2020.
E sì, ci sono delle connessioni interessanti, perché i miei show, i party electro swing così che facevamo del mio settore sempre erano in costume anni 20, come nel 1920, certo. Quindi flapper, frange, paillette, piume, eccetera, eccetera, ed era, si rappresentava un po' il proibizionismo che regnava negli anni 1920, quindi dove era proibito ascoltare il jazz perché era la musica dei neri, del diavolo, sì, certo. Non si potevano bere alcolici, non si poteva il gioco d'azzardo. Allora Daniela, ricordaci in 30 secondi quali sono i tuoi contatti per contattarti o per seguirti anche su Instagram. Ok, basta digitare Rosa Antique, Rosa Antique, in tutti i social network, Spotify, YouTube, Instagram, Google, e lì mi trovate. Ovunque, ovunque. Ovviamente noi ti auguriamo di ripartire a breve, come speriamo tutta Italia e tutto il mondo, degli eventi, perché davvero se ne sente la mancanza. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo e speriamo di risentirci presto. Adesso la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia.